Ciao a tutti amici e amiche, sto uscendo di sera, non esco mai a quest'ora, sono quasi le 7, e bene che non si veda perché sono senza trucco praticamente, ho messo soltanto un po' di rossetto e basta, e quindi sono uscita così come stavo in casa perché voglio andare a vedere se riesco a ricordarmi il PIN, quindi adesso andrò allo sportello Bancomat e guarderò se riesco a ricordarmi il PIN. Ecco, perché poi domani dovrei andare a Reggio Emilia a fare delle spese e non vorrei fare brutte figure da H&M o Zara o altro dove andrò, quindi preferisco adesso, ho scritto due o tre possibili combinazioni chiedendo anche ai miei familiari se ricordavano, insomma, e adesso vediamo se ci azzecco, ecco. Sono emozionata, carissimi amici e amiche. Sono senza trucco, il naso rosso perché fa molto freddo. Allora, quindi scusate questo aspetto, ma appunto l'ho fatta a piedi. Poi c'è sempre gente che adesso passa e rompe le palle guardando, va bene. Chissà se ricorderò il PIN, chissà se me lo ricorderò. Adesso sono arrivata alla banca, vediamo. È pieno di gente che guarda, va bene. Guardate che bello il paese di sera. Poi questo negozio dove ho comprato tutte le mie cosine antiche, ora non mi vorrei far vedere, dice, ma cosa fa questa qua? Guardate quella biblioteca bianca in fondo, com'è bella, guardate, guardate, la voglio. Beh, torniamo a casa, stando attenta a non scivolare. Che bello uscire di sera, carissimi amici e amiche, tanto anche senza trucco, non si vede niente, però il fatto è che non vedo neanche il ghiaccio, sto imboccando una stradina buia. Vedo tutto ghiacciato adesso, chissà cosa combino, magari mi fermo un attimo, vi parlo e poi guardo a terra perché da una parte devo guardare. Allora, no, qui è sempre più buio, ma le riprese vengono veramente, vabbè, ascoltate il contenuto perché qui no, tra un po' veramente sono troppo al buio e c'è troppo ghiaccio. Allora, procedo da un'altra parte, vado da un'altra parte, così possiamo parlare un po', anche se notte fa tanto freddo, sono le 7 di sera passate. Allora, non so se è venuto il file dove dicevo che poi ce l'ho fatta, a digitare il PIN. Ce l'ho fatta e... vabbè, lasciamo stare. E... lo so, guarda che ci sono delle persone che corrono lì. E io la sera vorrei stare da sola, no? Sono senza trucco, incontro qualcuno che mi conosce. E devo dire, ma che è successo? Perché senza trucco sono diversa, o sto bene. Vabbè, comunque. Volevo dirvi due cosine. E vado dalla parte più lunga praticamente, così possiamo chiacchierare un po'. Allora, domani dovrei essere a Reggio Emilia, dovrei andare lì. E poi sono una che magari all'ultimo momento cambia idea, poi non ci vado più. Non lo so, dovrei andare con un familiare a Reggio Emilia. E ecco, qui almeno si vede un po' di più. Niente, mi sono innamorata di una libreria bianca, dall'antiquario, dal mio antiquario preferito. Non sono entrata dentro, non ho chiesto quanto costa, ma voglio dire, un po' di soldini ce l'ho in contanti. Ho fatto anche il bancomat, quindi io, forse per me, qualunque sia il prezzo, se entro i 150, se entro i 150, 200, io gliela compro, non so ora quanto costa. E il problema è portarla, appunto, perché era bella alta, ma lì ci andrebbero tanti di quei libri esoterici, ci avrei anche lo spazio perché poi è bella alta, quindi lì veramente potrei sistemare come si deve tanti libri, perché i bei libri devono essere ben sistemati, secondo me. E niente, ora sto sempre fissa a pensare lì, domani vado a Reggio, non ci sono, e domani pomeriggio poi tornerò in serata, insomma, il pomeriggio in serata, quindi niente, domani non posso andare. Dopo domani mattina mi presento e gli dico se me la portano a casa e lascerò fare al karma, nel senso che se nessuno l'avrà comprata, la libreria sarà mia se nessuno l'avrà comprata. C'è gente che passa e diceva questa qua col telefono, vabbè tanto. Se nessuno l'avrà comprata sarà mia. Ma si corre così, io non lo so. I vigili urbani, vabbè. Ok, vigili! Si corre così in paese, si corre così. Dunque, quindi dicevo, farò fare al karma. Se nessuno l'avrà comprata, sarà mia, gli dirò di portarla a casa, ecco, gliela pago e me la portano. E comunque a marzo-aprile rimetto in moto la macchina, marzo-aprile la faccio riparare. E così quando trovo qualcosa di carino, come ho fatto anche altre volte, apro portabagagli, loro me la sistemano, perché le librerie esoteriche che avete visto le ho comprate lì. Molto belline, vero? Sono della seconda metà dell'Ottocento. Una è anche con un'effigie di Giuseppe Verdi, che poi sarebbero portaspartiti, ecco, io invece le ho adibite a biblioteche.
E vabbè, questa qui bianca era bellissima. Era bella. Adesso ci penso. Sapete poi a volte cosa mi succede? Che io sogno un pezzo d'antiquariato, vado lì, lo trovo e lo compro. Di solito me li sogno questi oggetti. E io adoro l'antiquariato. Io tutta la, diciamo, tutta la mia casa e le mie case io le metterei tutto antiquariato, se fosse per me. Però i miei familiari invece non ci vanno tanto d'accordo con l'antiquariato, quindi bisogna accontentare un po' tutto. Quindi i miei spazi, quelli che posso arredare io, li arredo con l'antiquariato. Qui c'è una lastra di ghiaccio e devo stare molto attenta perché veramente è scivolare in diretta. Allora, cosa volevo dire? E niente, quindi farò così. Se quella libreria è stata presa, se è stata presa quella libreria, allora ne ho visto un'altra piccolina, che però è un po' troppo piccola, devo sistemare dei nuovi libri che mi sono arrivati. E vabbè, quindi quella, però intanto magari prenderò quella piccolina, lascerò fare al karma. Spero tanto di poter prendere quella bianca che vi ho detto. A occhio e croce dovrebbe essere una Liberty degli anni 30-40, secondo me. Dovrebbe essere. E secondo me Oh, non mi viene il vocabolo, va bene, quindi ripitturata, insomma, riadattata senz'altro, però si vede che è antica, è bella e anche diversa dalle altre biblioteche che ho, quindi passate per sopra. Ah, guarda, no, perché io non posso, se lo sapete, non ho tempo di stare a editare tantissimo io. E no, c'è tanta gente in giro anche stasera, ma c'è un'aura positiva, eh? Un'aura positiva, ho visto che hanno aperto anche un negozio di sushi, mi è venuta voglia ora di non tornare a casa, vado a cenare da sola. Ho visto che c'è un bel movimento, vabbè, comunque devo tornare e devo anche cucinare, vabbè, comunque. E niente, quindi volevo dire questo. Poi volevo dire che mi sono arrivati dei trucchi bellissimi. Oggi è una bella giornata, dei trucchi bellissimi, perfetto numero uno make-up, della roba stupenda. Adesso che arrivo a casa vi metto il reel. Vi metto il reel. E niente, quindi domani sono a Reggio. Ma se riesco domattina, per essere alle 8 a Reggio, io bisogna che mi svegli alle 6 e mezza. Quindi se quando mi truccherò attorno alle 7 e mezza. Quindi boh, forse sarà troppo presto, non so. Se riesco domani oppure dopodomani a farvi un bel tutorial. Farvi un bel tutorial con i nuovi prodotti che mi sono arrivati, dei quali mi attirano tutti, ma in particolare il primer viso, poi un illuminante che ne avevo veramente bisogno, un mascara che ne avevo veramente bisogno, ma anche l'illuminante viso, ne avevo uno dell'Astra piccolino che sta anche finendo, quindi voglio dire, avevo proprio bisogno di questi prodotti qui, un nuovo fondotinta anche, delle ciprie, mi arriva tantissima roba. Stupenda, stupenda. Ora è chiaro che non la metterò tutta insieme, quindi farò almeno due o tre video di solo make-up. Allora, l'illuminazione mi sono fermata qua perché c'era gente che andava qui. Va bene, allora, ecco questo quindi volevo dirvi, questo volevo dirvi. E niente, vi saluto perché qui c'è il ghiaccio a terra e non vorrei fare una brutta fine stasera. Ciao, ciao a tutti, ciao! Sono le 7 del mattino. Vedete, c'è ancora un po' di neve lì. E niente, io mi sto preparando, scusate la voce, alle 7 del mattino, per andare a Reggio Emilia a fare shopping. E sto usando alcuni prodottini della numero 1, perfetto. Ho usato questo qui. E adesso voglio mettere un po' di questo primer. Sono completamente struccata, vedete? Adesso metto questo. Il correttore, ecco qui. Ne ho messo un po', ne ho messo un po'. Adesso lo, ecco qui e continuiamo. Parlo piano perché stanno tutti dormendo, eh. Eye and brow, eye and brow. Io detesto svegliarmi presto la mattina, però pensando che mi sarei truccata con questi prodottini, sono felice. E continua la mia mattinata col trucco che faccio di qua e di là nella mia casa. Allora, eyeshadow blush, questo ho appena messo sugli occhi. Adesso manca solo il mascara, questo qui, manca solo il mascara e il fondotinta e sono pronta per andare a Reggio Emilia. Allora, il make-up è quasi pronto, manca questo stupendo fondotinta che adesso proverò per la prima volta. Poi un po' di illuminante e Reggio Emilia, aspettami. Ecco qui, l'ho applicato, lo distribuisco un po' meglio con la spugnetta. Ecco qui. Eccoci qua.
Ok, adesso l'illuminante, questo qui, un po' di questo e poi Reggio Emilia, eccomi. Il blush, ecco qui, non si può dimenticare il blush. Ve lo faccio vedere aperto. Eccolo qui il blush e adesso lo metterò. Ecco qui. Naturalmente ho usato la parte rosata perché quella bronzo per me è presto, ecco quella magari in primavera estate. Ecco qui. Skin Illumination Collagen. Collagen, ho guardato la pronuncia, ho sentito la pronuncia esatta. Skin Illumination Collagen. Eccolo. Vedete? È impalpabile, impalpabile, ma illuminante. Lo mettiamo qui, col dito. E ho finito, è finito. Reggio Emilia, arrivo! Ma prima di partire, mi sono messa qui sotto la luce, e prima anche di caricare il cellulare, perché tutte le volte che devo andare fuori casa e ci devo stare tutto il giorno, chiaramente il cellulare è scarico. Quindi 5 minuti prima di partire, guardate. Guardate il trucco com'è bello, anche se le luci non sono ottimali, guardate. Ecco qui, mi aspettano 48 km di curve prima di arrivare a Reggio e ci vediamo a Reggio col vlog tra poco. Allora, mentre aspetto chi deve venire a prendermi, niente, ammiro il trucco finito. Peccato che le riprese siano scure, non so se le metterò tutte perché nonostante la luce in bagno, erano proprio le primissime ore del mattino, circa mezz'ora fa, per cui, adesso invece c'è già più luce, ecco qui. E niente, quindi ora sto aspettando, sono pronta, ho messo questo mio cappottino, stile un po' rock, e un maglioncino primaverile quasi, eh? E quindi niente, quindi davvero, ho lasciato tutto chiuso, ecco. È tanto che non vado a Reggio, è tantissimo tempo, quindi è una città che mi infonde gioia, calore, serenità, è una città tranquilla, che ha una sua grazia, una sua dignità particolare, come vedremo. E ci andavo tantissimo quando ero più giovane, mi ricordo, quando i miei figli erano piccoli, adesso ho meno occasione di andarci, però quando ci vado sono davvero contenta. Ok, allora davvero, di nuovo, ci vediamo a Reggio Emilia. E sono finalmente a Reggio Emilia, carissimi amici e amiche, e sono contenta dopo tanto che non venivo in questa meravigliosa città. Allora, ho avuto qualche problema durante il viaggio, non sono più abituata a viaggiare, poi con tutte le curve che ci sono, e mi sono sentita poco bene, insomma, avete capito cosa è successo? Purtroppo, niente, lungo il viaggio, sono stata male con lo stomaco, via, come devo dire, non... avete capito? E beh, comunque adesso sto bene, questo è l'importante. Guardate che bei palazzi ci sono. Che bello, i negozi stanno aprendo, sono quasi le 9 del mattino, sono quasi le 9 del mattino, mi fermo perché qui è pieno di gente ma non dicono nulla, però insomma il fatto di filmare è un po' così, un po' strano, infatti mi sono messa in mezzo alla strada, ecco qui, e questa è la mia Emilia. Bella. E sono diretta da H&M. Oh, vedo tanti negozi nuovi. Sono diretta da H&M e poi Piazza del Tricolore. Ok. Quanto adoro questa strada. Che belli questi portici. Era da tanto che non li vedevo. Anche questi lampioni. E niente, ve li faccio vedere perché c'è poca gente e quindi
poi magari qualche pezzettino lo taglio. C'era una signora prima, ora me ne sono accorta dopo che forse per la privacy non si possono filmare persone, come sapete. Ecco qua. E poiché siamo a Reggio Emilia, non posso fare a meno di inquadrare qui, dove sono arrivata ora, Max Mara, vedete? Eh sì, perché sapete che questo brand è reggiano, e quindi vediamo un po' le ultime novità, guardate che belle. Sì. E beh, è uno stile davvero, a me piace, eh? Elegante, di classe, bello. Bellissimi questi colori qua. Non so ora se si può filmare l'interno, non lo so, però le vetrine penso che si possa, è tutta pubblicità, che faccio volentieri. Ecco, io quando ero giovane vestivo Max Mara, credetemi, perché la mia famiglia era benestante e quindi mia madre. Ma che bello questo vestito nero qui, guardate qui com'è bello, guardate che bello che è. Penso che anche chi ha qualche chilo in più come me possa star bene con un vestito del genere. Ma io poi, anche questi pantaloni così con questa linea, vedete, alla fine dimagriscono, secondo me. Bella questa camicetta. Allora, tutto approvato, anche il tailleur. Allora, guardate, stupendi, meravigliosi articoli. Anche le scarpe, questi stivaletti così, belli, 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 belli. E hanno aperto questa libreria, giunti al punto. Guardate che libri interessanti ci sono, guardate qua che bellezza, poi ci entro, però non so se potrò filmare l'interno. Come leggere la mano, simboli, dizionario, simboli, miti e credenze, tarocchi, alberi magici. Grande storia illustrata dell'astrologia. Guardate qui, anche i tarocchi celtici. Sì, ci entrerò, ci entrerò. E sono in piazza Carlo Prampolini. Qui c'è tanta altra gente che sta facendo filmati e foto, quindi va bene, io faccio filmati e foto dappertutto. Vedete che bella, visto che lì c'è anche Max & Co. E l'hanno messa da poco perché io non ricordo che ci fosse. Guardate com'è bella, questa è la Basilica della Ghiara, non so se la vedete. Sì, scusate le riprese mosse. E niente, sono le 9 del mattino e i negozi stanno aprendo. E niente, sono qui, sto per entrare adesso da H&M e non so se all'interno riuscirò a. Non so se riuscirò a filmare. Fa piuttosto freschino, io mi sono messa molto leggera, eh. Ho messo questo maglioncino leggerissimo, è un cappottino. Vabbè, rispetto a Castelnuovo Monti, qui ci saranno senz'altro 4 o 5 gradi, metto gli occhiali. Tra l'altro ho dormito poco, mi sono addormentata tardi e poi sveglia alle 6:30, quindi. Però guardate, se si tratta di alzarsi presto per venire qui, volentieri, guardate che bellezza, eh? Guardate che bel posto, come sono contenta. Era da tanto che non venivo a Reggio Emilia, era da tanto che sono contentissima di essere qui, me lo sono meritato, me lo sono meritato, sono felice. C'è un'aura positiva in questa città, io mi sento bene quando sono qui. Questo mi dà un'idea di libertà. E la libertà è difficile da raggiungere, in realtà nessuno di noi è libero, però io quando sono qui mi sento più libera, va bene? Mi sento più libera. Ok, adesso faccio una brevissima diretta Instagram e poi mi fiondo dentro H&M. Ed eccomi arrivata da H&M, finalmente ci entro. Allora, eccomi alla libreria all'arco, ecco qui, però non entro. Non entro, non entro anche perché guardate, ho un paccone qui di H&M, cioè sapeste quante cosine ho comprato e ve le faccio vedere poi a casa. Ecco, anche questa è un'ottima libreria. C'è tanta gente che passa, adesso cercherò un posticino un po' intimissimi. Biciclette, non mi travolgete.
non mi travolgete. Allora, adesso, senza inquadrare possibilmente le persone, vorrei andare in un posticino tranquillo per raccontarvi quante ne ho combinate dentro H&M. Ok. Allora, questo profumo Prada l'ho preso per me e mia figlia in confezione più piccola, però so che c'è la ricarica. Dunque, adesso vorrei andare più in là, però è pieno di gente, non vorrei inquadrare. Allora, scusate l'aspetto scarmigliato, ma nei vlog è così. Allora, mi sono seduta qui sui gradini della Basilica della Ghiara qui di Reggio Emilia. Mi volevo sedere lì dove c'è la fontana. Ah, se n'è andata via la signora che era lì. Vabbè, allora poi vado lì, ma lì poi faccio una diretta Instagram. Però vabbè, qui, seduta qui, vi racconto cosa ho combinato da H&M. Allora, ho un bustone immane, non so se riesco a farvelo vedere, pieno di tantissima roba, pesa almeno 5 kg davvero. Cioè, io via via, no? Non essendo più abituata, prendevo tutta sta roba. Prendevo e salivo, prendevo nel reparto donna, nel reparto uomo e salivo, con tutta sta roba, tutte le scale. A un certo punto, arrivata alla cassa, ho visto che non c'era una cosina, tra l'altro una cosina quella che mi piaceva di più per mia figlia, una felpina rosa carina, che sarebbe questa qui, vedete, poi ve la faccio vedere a casa, che era proprio come la voleva lei, ecco. Quindi ho detto, ma com'è che non c'era la felpina? E neanche degli orecchini a forma di cuore, dove sono finiti gli orecchini? No, perché veramente hanno fatto un tragitto con gli orecchini, speriamo ci siano, se non ci sono pazienza. Non c'era né questo né gli orecchini. Allora ho detto, beh, torno indietro, l'ho persi evidentemente in tutte le scale che ci sono, c'è gente che mi guarda, vabbè, guardate. Mi sono dormito, sì, no, 3-4 ore stanotte, però tutta contenta che dovevo venire qui. Se non che ho visto che non c'erano. Sono tornata su, ho ripreso un'altra felpina uguale, gli orecchini lungo le scale non c'erano, torno lì, li vedo vicino alla cassa e li afferro tutta contenta. Li afferro tutta contenta. E poi sono andata a pagare la cassa che mi ha detto qui per far prima, qui chi può pagare in contanti venga qui. Allora sono andata lì per far prima, cioè vuole la tesserina che facciamo 10 euro di sconto? Ho detto no, pensavo ci volesse tempo, ma glieli facciamo subito. Allora me l'hanno fatti subito, davvero, già ho preso della roba in saldo come vedrete. Quindi ho pagato tanta roba a veramente poco prezzo, faccio così quando c'è veramente poco prezzo, perché c'è gente che passa e pensa che inquadro loro, ma io non inquadro loro. Vabbè, e ho pagato quindi pochissimo. Tutto per che cosa? Per non stare a... E quindi, arrivata poi alla cassa di nuovo, ho scoperto che gli orecchini erano lì vicino praticamente. Adesso non so se me l'ha messi, erano degli orecchini a forma di cuore, molto molto bellini. Chissà che fine hanno fatto, perché poi c'era tanta gente. Quindi mi sa che questi orecchini a forma di cuore non... Ah no, ci sono! Ci sono! Evviva, brava! No, guardate, una cassiera, guardate che belli! Guardate! A forma di cuore, una cassiera davvero gentilissima, gentilissima, che mi ha fatto la tessera H&M. Io ho detto, guardate che io non vengo quasi mai qui. Signora, guardi, risparmia 10 euro subito, ma poi quasi mai, cioè una volta a stagione io ci capito a Reggio, quindi lo sconticino fa comodo. D'una gentilezza unica. Pensate, avevo fatto tutta la fila e mi ero accorta che non trovavo più gli orecchini prima di pagare, gli orecchini e la felpa. Sono proprio rimbambita, l'età che ho magari a volte non si nota, anche se una mi ha scritto. Dove non li dimostri quegli anni che hai detto? Non li dico più, vabbè. Dove non li dimostri? Allora, comunque, ho cancellato il commento e l'ho bannata anche, l'ho bannata. Così. E niente, e quindi ho preso tante cosine che vi faccio vedere, però. C'era tanta bella roba, dice, ve lo consiglio. Poi ho visto anche una bella giacchettina rosa confetto che volevo prendere, però io le giacche non le uso, faccio così perché sennò... Però io le giacche non le uso e quindi non l'ho presa. Però ho preso praticamente il di sotto, cioè ho preso, come si dice, praticamente quello che va sotto la giacchettina dello stesso colore. Vabbè, ve lo faccio poi vedere a casa. Qui c'è un caos, mamma mia. Vabbè. E niente, quindi più che altro mi si era addormentato il braccio con tutta sta roba che ho preso. Per cui pensavo, ripeto, cioè la felpina l'avevo lasciata a strada facendo chissà dove e gli orecchini li avevo lasciati vicino alle casse. Va bene, quindi meno male che ho ripreso tutto, mi hanno anche aiutato. D'una gentilezza unica, meno male, meno male. E niente, quindi ormai sono andata. Un tempo facevo shopping con disinvoltura, correvo di qua, di là. No, gentilezza
gentilmente, quando sono arrivata alla cassa, ho visto che non avevo più la felpina rosa, mi ha detto: ah, deve, signora, mi ha detto una cassiera gentilissima, se deve ancora pensarci, vada pure. E c'era tutta la fila dietro di me, io stavo lì 3 ore a dire: ma dove sta? Non ho preso tutto. Ma lasciamo stare. Comunque adesso ho tutto grazie all'aiuto che mi hanno dato loro, va bene, perché forse si vede ormai che ho una certa età e quindi sono rimbambita, e mi hanno aiutato, state gentilissime, ho preso tantissime cosine, guardate quanta roba ho preso. Ho pagato 100 euro, veniva 110 e qualcosa, ho pagato 100 perché mi hanno fatto un grandissimo sconto, quindi sono contenta. Più 10 euro e più è rotti di sconto, 10 euro. Vabbè, oh, fa sempre piacere, poi ho preso tutta roba in saldo, anche tantissime cosine, va bene. Ve le mostro quando poi tornerò a casa. Ok, allora io vi saluto, da Reggio è tutto, ciao 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 ciao. Allora, ho visto un cappotto di Moschino che in svendita, in saldo, che è qualcosa di, guardate, solo che non credo che abbiano la mia taglia, a parte queste borsettine, Twinset, 57 euro l'una, sono bellissime, ci sono dei saldi stupendi, e poi c'è quel cappottino che veramente mi ha, guardate com'è bello, guardate qua, guardate che bellezza, 650, costava più di 2000 euro, 2990 eccetera, che bello che è, guardate qui, vabbè, ve l'ho fatto vedere. Sì, ma poi comunque andando alle superiori... Bene, mi sto recando al punto di incontro col mio familiare che non può venire a prendermi in centro. E niente, grazie Reggio Emilia, grazie ancora una volta della bella mattina che ho passato qui, e ciao a tutti voi. Ed eccomi qui, tornata nella mia casa a Castelnuovo Monti, nell'intimità di questa mia cameretta. Allora, niente, mi stavo rimettendo un po' di rossetto, mi sono rifatta un po' il trucco, perché veramente è da stamattina, dalle 6 di questa mattina che sono in giro. Ecco qui, non mi stanco mai di mettere questo rossetto, o anche l'altro, poi ve lo faccio vedere, quello un po' più aranciato, però questo è il mio preferito, però anche l'altro è ottimo, l'altro lo metto spessissimo, anche sotto questo delle volte, metto prima quello e poi questo, vabbè, comunque, dunque, in questa camerina ho le cose che mi piacciono di più, i miei libri, oggettini esoterici, il mio make-up del brand preferito, e adesso voglio farvi vedere che cosa ho comprato da H&M. Guardate che bustone si è strappato nel viaggio, vedete, nel viaggio, ecco qua, era un po' che non facevo queste spese, ecco, un po' di spesa. Allora, partiamo con la roba da uomo, perché questa mi è capitata qui subito. Allora, ho preso questa maglietta, vedete, XL per mio figlio. Allora, secondo me le taglie di H&M sono grandissime, tant'è vero che io che sono una L, talvolta anche XL, di H&M faccio la media. Infatti ho preso un maglioncino, vi faccio vedere, per me taglia M. Per mia figlia, che è una S, ci vuole la XS. A me mi regolo così e mi è sempre andato bene di far così. Quindi ho trovato questa qui che è un XL, lui è un XXL, quindi questa qui bianca, vedete com'è bella? E l'ho pagata 9,99 euro, ma dovreste vedere il cotone è di ottima fattura, è bello doppio, che lui la mette adesso che è inverno, con sopra le felpe. Vediamo un po' se ho detto bene il prezzo, perché senza gli occhiali sapete che io... sì, 9,99. Ah, esisteva anche la XXL, però lì non l'ho trovata. La XXL, ho visto che la XL è immensa, infatti gliel'ho accostata, ho visto che sta bene. Ma è un cotone particolare, molto molto spesso, quindi invernale va benissimo, da mettere sotto le felpe. Poi, sempre per mio figlio, ho preso... Tanto ci sono anche gli uomini che mi seguono, lui è una XL, come vi ho detto... Questo qui, questa bella felpa qui, vedete com'è bella, c'era di tanti colori, così per andare a lavorare, lui è un informatico, quindi deve essere pratico, fa anche rima. Questa qui l'ho pagata 14,99 e di questa ho preso la XXL, vedete,
Di questo ho preso la XXL. Dunque, la qualità H&M è eccezionale. Io porto a distanza di anni i maglioni di H&M di 4-5 anni fa. Io li porto ancora, eh. A parte che io comunque li lavo a mano i maglioni, eh. Ho questa abitudine qui. Poi passiamo adesso alle cose un po' frou-frou, poi vi faccio vedere anche le mie. Allora, per mia figlia che voleva una gonnellina scozzese, ho preso questa qui, guardate che carina. Leggerissima, al limite la metti in estate. La metti in estate e questa non ricordo se ho preso la S o la XS. Allora, fatemi vedere perché l'ho vista piuttosto leggerina. E allora di questa ho preso la S, forse la XS non c'era. Comunque di questa ho preso la S, la vedo un po' grande per lei, però vedete la S. Ora non dico che vabbè, ci mancherebbe, ci mancherebbe, però la vedo un po' grande, al limite ci metterà una cintura, ecco. No, ma poi sembra grande anche così, vista in cam. In realtà io la tengo tra le mani, vedete? È praticamente è due mani e mezzo. Due mani e mezzo, quindi è piccolina. Vedete, bellina? È anche foderata. 4,99 euro. C'erano i saldi. Cioè, era finito tutto praticamente. Quindi c'erano i saldi e gli strasaldi. Ecco, quindi c'era poca roba in saldo. 3,99, vedete? 3,99. Vedete, è bellina però, però è carina, è anche foderata. Poi, sempre per lei, vabbè, mutandine queste le ho pagate abbastanza, diciamo 19,90, perché non erano in saldo, però sono, guarda, a parte sono rifinite, guardate, in un modo eccezionale queste mutandine qui, 19,99, vedete? Però guardate, sono una, cotone pizzo, cotone, cotone buono, non è sintetico, questo è cotone. Uno, due, guardate che bei colori, uno, due, tre. 4 e 5 mutandine. Sì, 19,99, però credetemi, sono ottime. Infatti, gliel'ho sempre prese. Quando vado da H&M, mutande, calze per mia figlia. E mamma, non si dice calze, si dice calze. Mamma, si dice calze. Va bene, si dice calze. Allora, quindi mutandine e calze le prendo sempre. Infatti, qui volevo leggervi la composizione perché c'erano anche in licra, ma ho preferito in cotone. Queste qui. C'era scritto che è un cotone particolare, 5 paia, mid-rise, queste le ho prese taglia S, perché poi di solito si stringono, organic cotton, 95% organic cotton, vedete, organic cotton, no, io ci tengo le mutandine siano in cotone, per cui sì, 20 euro, 5 paia di mutande, ma cioè sono ben pagate, secondo me sono ben pagate, queste belline hanno il loro pizzo, vedete? Anche qui, anche sul di dietro, belle, belline. Poi, sempre per mia figlia, ho preso questa felpa, 9,99. Questa l'ho presa XS. Lei quando l'ha vista ha detto, ma no, è enorme, questa va a te, mi ha detto. No, ho detto, scusa, non va a me. XS, ha detto, bellina, ma ha detto, me la devo provare. Ecco, poi ho visto una signora che alla cassa aveva una felpa, io non l'ho vista, se non l'avrei presa per me, bianca, con dei bottoni dorati qui che c'era scritto I love Paris, per cui dopo aver pagato con tutte le traversie, non vi dico che penso di aver raccontato quello che è successo sia su Instagram che su qualche altro file. Guarda, io sono confusa perché stanotte ho dormito 2 o 3 ore e io per essere pronta alle 8 del mattino mi devo svegliare alle 6 perché sennò poi mi ha fatto male la macchina in viaggio all'andata, proprio arrivata in città mi sono sentita poco bene. Comunque poi è passata, mi sono liberata lo stomaco e poi è passata. Quindi voglio dire, infatti mia figlia dice, ma come, sei entrata in H&M dopo che ti sei sentita poco bene? Dico sì, perché ormai stavo bene, stomaco vuoto, stavo bene, insomma. Il ritorno è stato meno problematico, ma nonostante fosse a stomaco vuoto, ho sofferto. Io non so cosa ci posso fare. Forse perché era tanto tempo che non viaggiavo, forse per questo. Non uscivo dal paese da almeno 4-5 mesi, forse per questo. Ora in febbraio devo andare a Rimini, in marzo a Torino, ma io non mi importa, anche se lungo la strada mi sento poco bene, pazienza, sarà quello che sarà, io viaggio lo stesso. Cosa devo fare? Uno può dire, ci sono dei prodotti, la Xiamamina prendevo quando ero bambina, io ho sempre avuto questo problema, sempre, sempre, da quando sono nata con la macchina, sempre. Poi per un po' era passato, adesso è ritornato. Il problema è in corriera, delle volte ho fatto fermare la corriera, delle volte
Una volta una gita di classe ho dovuto far fermare la corriera, vabbè, mentre la collega mi porgeva fazzoletti, ma che cosa vado a raccontare? Ma che cosa vado a raccontare? Scusate, scusate questi racconti, scusate, io parlo di quello che mi viene in mente, ma poi sono cose che possono succedere a tutti, sono cose secondo me di cui non c'è da vergognarsi, secondo me poi. Allora, quindi ho preso questa qui, che secondo lei è un po' troppo grande, io non dico che va a me, no, no, va a me. Scritto XS, vabbè, però non l'ho indossata. Ho detto, vabbè, ho detto se a te è larga la metterò io, carina Celeste. Poi XS, c'è scritto. Poi ne ho preso quest'altra, sempre rosa, cioè sempre rosa, sempre la stessa, sì, sempre la stessa, lo stesso tipo di felpa, però rosa. Vedete, ma questa è un po' diversa nel senso che è un po' più corta. E questa qua è un XS, anche questa 14,99. No, il modello è diverso perché questa qui è un pochino più lunga. O è uguale, o non mi ricordo. No, questa è un po' più lunga, vedete? Quella celeste è un po' più lunga, un po'. Un tantinello più lunga. Questa è un po' più corta, un po' più strettina. È questa qui. Ma è una felpa, vedete? È invernale, quindi qui fa ancora freddo, quindi va benissimo. Lei va a lavorare la mattina presto, quindi va benissimo. E questa qui, quindi, l'ho pagata. Non trovo più gli occhiali, scusate. E sì, 14,99. Questa bella felpa rosa, vedete com'è bella? Bella, bella spessa. La marca è? Che marca è? Divided. Io penso che questa sia una E, non riesco a leggere bene, va bene. Vediamo qui. Vabbè, penso sia scritto divided. Ecco, H&M, eccetera. Questo qui, ecco qua. Ok, bella felpata. E anche l'altra, mi pare 14,99. Vediamo un po', anche l'altra. Mi sembra strano fare un video del genere perché non ne faccio mai, ma perché non compro poco per quello. Quest'altra invece 9,99. Ecco, questa qui quindi era in svendita, 9,99, quella celeste, vedete? Da 14,99 questa 9,99. 9,99 questa celeste. E invece quella rossa un po' di più perché non era in svendita, infatti. Infatti questa non era nel settore svendite, questa qui, eh? Questa qui invece 14,99. 14,99, però sono prezzi veramente veramente stracciati, ecco, secondo me. Poi ho preso per mia figlia quest'altra gonnellina scozzese, guardate che bellina. Sembra piccolissima, questa è pesante, è invernale da mettere con i leggings, vedete? Non è foderata, però è pesante. Questa in svendita sì, vedete che bellina, lei le voleva di colore chiaro, ma io ho trovato le uniche gonnelline che ho trovato scozzesi sono questa qui e quella che vi ho fatto vedere prima. Di quella che vi ho fatto vedere prima ce n'erano anche altre. Questo era l'unico pezzo rimasto. Vedete che bella che è? Guardate com'è bella. Questa qui, infatti, le è piaciuta molto, devo dire. E le è piaciuta molto da 19,99, 10,99, 10,99. Ecco, e questa qui è una taglia. Dunque, c'è scritto Europea 32, però no, Europea 42. No, io infatti a me sembra piccolissima, non mi sembra una 42 questa qua. Comunque la proverà, lei è un XS, mi sembra piccolissima perché qui c'è scritto Europea 42, vedete? Europea 42, Europea 42, poi c'è il 32 qua. C'è il 32, però all'interno c'è scritto Europea 32. Cioè, non più 42, c'è scritto 32, vabbè, oh, se non le va, pazienza, la regalerà a qualcuno. A me certamente non mi va, se non me la mettevo anche. Allora, poi per me invece ho preso, guardate, questo maglioncino, che era da tanto che non ho tutti i maglioni vecchi, che ancora buoni. Questo maglioncino, guardate, bellino, di solito questo colore è un colore che non prendo mai, perché io uso cose colorate, mi stanno meglio. Però una volta tanto un maglioncino così, vedete, non è né corto né lungo, vedete com'è bello, a righe, vedete? Vedete com'è bellino? Vedete com'è carino? A me il beige non mi sta benissimo, nel senso che mi sbatte un po' come colore, ecco. Però ora che ho i capelli sul rosso e li farò ancora più rossi, voglio dire, anche questo qui, questo colore qui, ma poi mi è piaciuta molto la trama, vedete, perché è leggero, ma caldo. Ma è sofficissimo, sofficissimo, vedete la trama a righe così, anche abbastanza lungo per nascondere un po' di rotolini. Comunque, insomma, mi sono messa un po' a dieta, ecco, mi sono messa un po' a dieta. Pazienza se il viso si sgonfia un po', però veramente io quando vedo un certo peso che arriva, no.
non vi dico qual è, ma quando vedo un certo peso che si avvicina, no. Allora, dove ho messo gli occhiali? Questo qui, questo bel maglione qui, l'ho pagato, è una M, c'era anche la L, ma guardate, già questo è immenso, guardate qua, cioè, voglio dire, vedete? Non lo so, eh? E come sono carina, ho le gambine con i collante, con i collante, perché appunto essendo lungo, ho un maglione lungo qui, allora in casa sto così, c'è il riscaldamento acceso, così senza pantaloni. Così ho detto, faccio il video, anche se vado in giro, il maglione non mi segna, vedete? Ecco qui, uno e due, posso fare anche ginnastica. Quindi, ecco qua, e questo qui è andato. E poi ho preso, molto molto sexy, questo sotto giacca, perché io le giacche non le uso, potevo anche prendere la giacca dello stesso colore, vedete? C'era anche la giacca dello stesso colore, ma io le giacche non le uso, le giacche, non, poi era leggerissima, era in gabardine, e in gabardine qui non si usa, in gabardine qui, quando va in gabardine? Perché o fa molto freddo, o arriva subito il caldo estivo, che però è temperato, si sta bene qui, sta benissimo, o a Reggio c'erano 2-3 gradi in più, ah. Appena arrivata faceva freddo, poi dopo verso le 11 si stava benissimo, ma sta registrando, sì. Allora, guardate com'è bellina. Guardate qua, mia figlia mi ha detto: scusa, ma qua è tutto di fuori, ma ti rendi conto di quanto è scollata? Sì, in effetti mi sono resa conto di quanto sia scollata. Guardate qua, mi sono resa conto che è molto scollata. È molto scollata e va senza canotta, chiaramente, senza canottiera, con reggiseno e basta. È leggera, e non gabardè, non saprei come, neanche licra e neanche cotone, non saprei come definire questo tessuto. Maglina, in maglina leggera, ecco, in maglina, vedete? Vedete com'è bellino? C'era anche la giacca, ripeto, la mette su, ma io tanto la giacca non la uso. E poi ho tante giacche nere messe lì, alcune le ho buttate perché io le giacche non le uso. Uno, sapete perché? Uno, perché mi invecchiano. Due, mi danno un tocco professionale, rigido, che a me non piace. A me non piace avere, io cerco sempre di essere morbida, cerco sempre di essere morbida. Poi prendo, appunto, morbida, prendo, però cerco di essere morbida. Allora, dunque, questa qui. Taglia L, ero indecisa tra la M e la L, credetemi, ero molto indecisa perché, ma poi mi sono detta, siccome appunto ero un po' più corta, vedete, non è lunga, non è molto lunga, cioè, così sembra lunga, ma non lo è, vedete, addosso a me che sono alta, si vedete? Allora mi sono detta, se prendo la M poi più corta. E mi segna di più e quindi ho preso la L, però sta lunga e indecisa, forse avrei fatto meglio a prendere la M. Ho detto: ma via, ci voglio stare comoda nei fianchi e nel dietro. E in effetti sono stata indecisa, ma io non ho preso la M, avete visto? Invece a questo punto ho detto: vabbè, via, prendiamo la L. Però è bellina, se è poliestere, secondo me. Da 17,99, guardate, da 17,99 l'ho pagata 4,99, guardate un po'. 4,99, vedete? Ecco, quindi sono contenta anche di questo acquisto. E poi ho preso qui, per mia figlia, delle calze. Tutte le calze che le prendo del C&M, lei piacciono tantissimo e le durano tantissimo. Praticamente tre paia, 7,99, diciamo 8 euro. Tre paia di calze, e di queste vedete, praticamente, non so, con la righina, ecco, operate, si dice così, a righe, a righe. A righe ton sur ton, ecco qui. Quindi c'è proprio un vocabolo, ma non mi viene perché, come ripeto, quando io dormo poco la notte e viaggio in macchina 2 ore di curve, e questo è il risultato. Infatti pensavo di farlo domani, questo, di farvi vedere domani che cosa avevo preso da Reggio Emilia, però ho detto, beh, insomma, ormai la giornata, visto che tanto sono anche già un po' truccata, ho messo un altro po' di rossetto, ho rinnovato un pochino il trucco. E niente, poi mi devo ricordare di farvi vedere appunto qualche altra cosina che ho in questa camera. Dunque, sì, quindi queste tre, quindi avete capito come sono fatte, le righe così, si vede, penso siano, sono fatte così, a righine. E niente, quindi qui le ho preso 39,41, lei un 39,40, quindi anche perché queste qui poi si stringono tantissimo, tutte le calze, queste non mi ricordo, queste decendenti, però ci sono la maggior parte dei calzini. Si stringe in un modo incredibile, non so perché. E poi ho preso per me, poi ho detto a mia figlia: se vuoi, te li do a te, perché sono bellini per una ragazzina. E lei ha detto: no, tienteli tu. Che belli, che belli, che belli, che belli. Ho fatti già vedere.
erano gli unici, la signora stava per prendermeli, ho detto no, no, sono miei, guardate come sono belli, io adoro, adoro, adoro i cuori, poi così, guardate, messi così, poi li vedrete nei video, li vedrete poi nei video, metterò questo e anche il maglioncino. Allora, poi ha suonato il corriere, dove l'ho messo? Scusate, ecco, è arrivato quest'altro pacchettino. Praticamente ho incassato la videocamera dentro la biblioteca della seconda metà. No, questa è della prima metà del Novecento, quella è della seconda metà dell'Ottocento, questa è dei primi del Novecento, vabbè. Quindi, poi ho anche una scrivania Liberty, bella. Magari qualche volta vi farò vedere un pochino i miei oggetti d'antiquariato, eh? Vediamo. Allora, è arrivato il corriere con questo qui poco fa, e quindi dovrebbe essere quello che penso. Dovrebbe essere quello che penso. Questo è il pacchettino, lo apro con voi. Ecco qui, infatti l'avevo detto, no? Poi avevo ordinato anche un'altra cosa che però ancora non è arrivata. A volte arriva una alla volta. Dunque avevo ordinato e ancora non c'è, un dentifricio al carbone, a Z, perché pare che sbianchi molto i denti. Io c'è stato un periodo che usavo le penne, le penne non quelle da scrivere, cioè le penne particolari, le penne sbiancanti. Poi ho lasciato perdere. Perché sto andando po poche volte, diciamo, sto andando da Caddis o da Prodet, eccetera, perché lì non le ho neanche più viste queste penne sbiancanti che erano ottime, magari se le cerco ce le avranno. E allora ho visto Pupa Pellicosa che diceva che quando lei usava questo AZ, identificio AZ al carbone, e lei praticamente aveva i denti bianchi, gli erano diventati più bianchi, e così aveva i denti che si mantenevano bianchi in modo naturale. Quindi ho detto, beh, lo voglio anch'io quel dentifricio lì, lo voglio anch'io. E quindi l'ho ordinato perché in giro non l'ho visto, AZ al carbone whitening, luminosità, non mi ricordo cosa c'è scritto, poi lo faccio vedere quando arriva e vi dirò anche se davvero mi ha sbiancato oppure no. Perché da una persona all'altra, delle volte, lo stesso prodotto c'è chi è soddisfatto, chi no, perché il corpo è diverso, quindi fisicamente, sì, i tratti sono quelli, però il nostro corpo reagisce in modo diverso alle sostanze chimiche, quindi magari a qualcuno un prodotto può piacere, ad altri no. Ecco, io invece adoro questo qui e finalmente l'ho ripresa, finalmente l'ho ripresa, finalmente l'ho ripresa. E tra 20 giorni, un mese, la farò. Il 666. Questo qui arriva dalla Spagna, rojo e scarlata intenso. Perché a volte ho notato che questi prodotti dell'Oreal arrivano dall'estero, dalla Francia, dalla Spagna. Infatti c'è scritto color triple cuidado, visible en cabello oscuro, quindi anche nel capello oscuro è visibile. Vabbè, triplo cuidado, vabbè, comunque. Insomma, è scritto in spagnolo. È scritto in spagnolo. E quindi questo è l'effetto che fa. Io l'ho usato tantissime volte. Sarà la decima confezione, negli anni in cui avevo i capelli proprio rossi rossi. Questo qui è stato sempre la base, poi a volte lo usavo un po' più chiaro, a volte un po' più scuro, non usavo mai lo stesso rosso, alternavo un po', miscelavo un po', a seconda di quello che trovavo. Ecco. E quindi finalmente il 666, finalmente l'ho preso, perché l'altra volta ho sbagliato, questo è l'868 della Schwarzprof, tra l'altro, Brilliance, invece questo qui è l'Oreal, finalmente. Vabbè, smetto di tediarvi con questo 666 che tanto mi piace, ma mi piace molto, va bene? E allora adesso cos'altro devo farvi vedere? Ah sì, vabbè, questo è lo scontrino, tutte le cosine che vi ho fatto vedere, mi pare venivano 110 euro e poi mi ha fatto lo sconto di 10 euro perché mi ha fatto una specie di tessera, una specie di tessera, io ho detto ma io non vengo spesso qui, ho detto sì, ma intanto guardi che ha già 10 euro di sconto. È bastato dare una mail e dire l'anno di nascita e ho avuto diritto allo sconto, quindi tutta questa roba qui, vedete, questa roba qua, vedete quante cose ho preso, tutta questa roba qua, dunque, tutta questa roba qui veniva praticamente, ho pagato 103,50 e veniva sui 110 euro, sì, veniva sui 110 euro. Sì, su 110 e mi hanno fatto questo sconto di cui vi ho parlato, ma sempre ancora di più perché io vedo qui sconto, addirittura vedo scritto meno 50, totale sconto meno 50 euro,
Oh, io avevo capito 10 euro di sconto, invece mi hanno fatto ah, 50 euro forse di sconto, vedete, comprese anche le offerte. Sì, compresi i saldi, compresi i saldi. Insomma, tutta sta roba mi è venuta 100 euro, tutte le cose che vi ho fatto vedere. E guardate, anche soltanto quella bella, a me piace tantissimo questa qui. Dove sta? Questa, eh? Anche soltanto questa qua, il maglioncino, che sono di altissima qualità, vedete com'è elegante. Già questi due insieme, questo più questo maglioncino, già guardate, già questo e questo già dovevano costare 100 euro questi due, per non parlare poi di questa bella gonnellina, vabbè. No, insomma, sono soddisfatta, devo dire che sono soddisfatta. E anche questi orecchini qui, vabbè, tutto. Dunque, sono soddisfatta. E che cosa volevo farvi vedere, le cosine di questa camera? Le cosine di questa camera, vabbè, io ho molti libri esoterici, così ci salutiamo, chissà quanto siamo, mamma mia, mamma mia. Non so se mettere a parte questo oppure, perché ho iniziato stamattina, mi sono truccata, con prodotti Perfetto Makeup, però non si vedeva niente perché la mattinata qui alle 7 di mattina, anche con le luci, si vede poco nulla, perché fuori è buio. E quindi dovrei rischiarare le file, ma non mi piace. So farlo, però non. Quindi sono venuti un po' scuri, ma li metto lo stesso, magari quelli più scuri no. E i file mentre mi facevo il make up stamattina, e poi ho registrato a Reggio Emilia, e quelli i file sono venuti bene, e poi adesso qua. Quindi non so adesso se mettere tutti insieme e fare un vlog grandissimo, poi vedrete quando vedrete. E niente, qui ho i miei libri, qualche copia dei miei libri, vedete? Questo qui che sta piacendo molto ai ragazzi, più che alle donne, ai ragazzi. E se lo regalano tra di loro, gli amici, io sono contenta. Poi questo Red Magic sta vendendo anche questo, perché è scritto in un inglese semplicissimo. Quindi chi conosce l'inglese davvero, ma poi anche all'estero, sta vendendo negli Stati Uniti. Ecco. Poi, vabbè, Magia Rossa, che è stato il mio primissimo. Poi, manuale pratico di magia bianca. Questo è quello che è venduto più di tutti quanti in assoluto, questo qui. E sono contenta. E ecco, quelli che hanno venduto di più sono questo qui. Poi al secondo posto, manuale pratico di protezione o difesa occulta, di difesa occulta. E poi anche se costa un po' di più, anche questo sta vendendo parecchio, quindi sono contenta. Magia teorico-pratica con 60 rituali, che è il mio ultimo libro di magia, ultimo per adesso, perché poi ne scriverò un altro senz'altro. E questo qui. E questo qui è bello, cioè questo qua è veramente molto molto corposo, c'è una parte teorica, ma non solo sul canale esoterico, c'è una parte teorica molto molto vasta, e ci sono dei rituali, diciamo, non proprio per principianti, quindi io consiglio di comprare prima quelli e poi questo qui. Però la parte teorica, comprate questo, la parte teorica ve la studiate, poi leggete quegli altri, e poi questi rituali, ce n'è qualcuno anche per i neofiti, però ce ne sono alcuni veramente strong per i più esperti. Allora, io stavo pensando, sì, basta così. Allora, niente, appunto, avendo levato una quarantina e più di video esoterici di rituali, non ho levato solo i video di rituali, ma anche i video dove parlavo di tecniche di protezione e di altri argomenti particolari, che parlavo in generale di rituali, di magia. E quindi stavo pensando, e della mia esperienza a riguardo, ho levato anche quelli. Allora, io stavo pensando. Stavo pensando, sul suggerimento di un amico, di metterli in abbonamento, quindi mettere il canale in abbonamento, quindi alcuni video per tutti e altri in abbonamento. Solo che mi chiedevo, avendoli ora messi privati, quando poi li metterò in abbonamento e li riceveranno, li potranno vedere solo gli abbonati, come dovrò fare? Adesso poi ora andrò a vedere, poi seguite Luigi Melacarne, che ha un canale bellissimo, lui è bravissimo per tutto ciò che riguarda la burocrazia, l'economia, bravissimo, aiuta molto le persone veramente in cose di cioè, di una certa difficoltà, cioè per me quelle cose lì che sa lui, per me proprio sono difficili, alla fine ci arrivo anch'io a capire, però bisogna esserci portati, lui infatti ha fatto degli studi appositi e lui mi ha detto, mi ha consigliato, in un commento ieri proprio, mi dà sempre dei consigli davvero utilissimi, perché sono imbranata. Io sono imbranata e delle volte anche poco furba, no? Perché potevo benissimo mettere il canale in abbonamento, ma non l'ho voluto fare fino adesso. Ed è un peccato, in effetti, mi hanno scritto molti, che adesso questi video non siano più visibili. E io aspetterò ancora un po', poi guarderò se davvero posso mettere questi video in abbonamento, perché. Voi queste cose non le sapete, ma noi youtuber, diciamo, sotto ogni video abbiamo pubblico, privato, oppure condividi in privato.
E quindi mi chiedevo cosa devo fare, e c'è anche scritto non in elenco. Quindi io non so, ho paura di non saper poi far vedere i video agli abbonati, perché sono proprio, chiederò a lui. E niente, quindi spero che YouTube mi dia anche le indicazioni su come fare a postare questi video per gli abbonati. E se così sarà, intanto ci saranno 40-50 video per gli abbonati, di quelli migliori. E poi farò anche delle dirette da questa camera. Questa camera però internet non funziona. Vabbè, farò delle dirette dall'altra. Qui internet non prende. Qui internet non mi chiedete perché, perché non prende, perché qui siamo fuori dal mondo. Quindi farò delle dirette dalle solite stanze, e qui magari mi rifugierò per dare proprio delle dritte esoteriche, magiche. Parlerò proprio in dettaglio di cose di cui non ho mai parlato su YouTube, e finalmente potrò farlo per poche persone. Ecco, finalmente potrò farlo per poche persone. Quindi spero di riuscire a mettere il canale in abbonamento, così a quel punto, poi nelle dirette mi potete chiedere quello che volete, e potrò dire in dettaglio cose che soltanto pochissimi possono finalmente ascoltare. Ah, che sollievo! Allora, io vi saluto. Volevo farvi vedere i miei prodottini, i libri li ho fatti vedere, vedete la mia camerina, i miei prodottini che mi accompagnano sempre. Qui sono messa meglio. Avessi fatto il video qui sarebbe stato meglio, però non potevo stare 3 ore così vedete, a seconda si viene cesse o meno, a seconda che ci si metta sotto le luci o no. A Reggio Emilia oggi sono venuta veramente male, perché la giornata non c'era il sole. Poi avevo patito in macchina nelle curve, quindi veramente ho un aspetto, però vedete, qui è tutta un'altra storia, è tutta un'altra storia. Va bene, e vi faccio vedere questi prodottini, vedete che belli. Si vedono? Vabbè, qui ancora libri, libri, libri. Anzi, un attimo che praticamente cambio l'impostazione, così potete vedere i prodottini. E ad uno dei posti di onore della mia camera ci sono i prodottini Perfetto Makeup, vedete? E anche quelli che mi sono arrivati ieri. Questi sono proprio nuovissimi, guardate qui. Ecco qui. Questo. Poi questo. Questo è il mascara, vedete? Mette a fuoco, sì. Poi tre nuovi prodotti, sempre. Guardate che qui, ecco, questo anche, questo fondotinta. Questo qui, ottimo anche questo. L'ho usato questa mattina per la prima volta e sono rimasta molto molto soddisfatta, come bello. Ma ve li farò vedere presto in vari video. Ok, carissimi. Ah, e poi anche questo rossettino che non vi faccio vedere quasi mai, ma è stupendo anche questo qui. Va bene, io quindi vi saluto. Vi saluto e ciao a tutti e a tutte.